La rassegna Vale, dedicata a giovani musicisti emergenti, ormai è un punto fermo della tradizione musicale aquilana per valorizzare giovani artisti, anche universitari. Da anni ormai l'associazione Dietro le Quinte porta avanti questo concorso con successo che riserva sempre delle belle sorprese dal punto di vista musicale e che riesce a portare alla serata finale sempre molto pubblico. Ma è un traguardo importante perché in effetti le edizioni sono 13, ma l'attività dell'associazione si sviluppa ormai da 19 anni, come ho detto durante il concerto. Addirittura c'è un musicista che è nato insieme con l'associazione. C'è stata una pausa ovviamente a causa del terremoto, però di cose belle ne sono state fatte. Quest'anno peraltro un'edizione dove l'età media è ancora più bassa. Tante canzoni scritte e cantate in italiano, quindi musicisti che ci mettono la faccia, che si mettono in gioco, che non hanno paura di presentarsi, anche con i loro difetti, con tanti aspetti migliorabili. E la giuria è stata in difficoltà, già sono stato in difficoltà io, quando ho dovuto selezionare tra le 10 candidature pervenute i 3 finalisti. Ed è stato pesante escludere gli altri 7, perché in effetti erano tutti molto bravi. La giuria si è espressa in modo unanime e ha privilegiato i testi in italiano, ha privilegiato determinate sonorità, ma comunque è stato lungo, la valutazione è stata molto lunga perché davvero bravi tutti e 3, è stato difficile.